Dopo aver importato la tua foto, vai su Colori e fai clic su Desatura. Copia due volte il livello. Ovviamente, puoi rinominare i tre livelli per ricordarti su quali andrai ad effettuare le modifiche. Torna su Colori e scegli Inverti. Vedrai la tua foto invertita rispetto ai colori e alla luminosità originale. Adesso vai a destra e passa dalla modalità normale a scherma. Vedrai tutto bianco, ma non preoccuparti, è normale. Vai nel menu Filtri e scegli Sfocatura, poi Sfocatura Gaussiana. Adesso potrai regolare la grandezza della sfocatura. Tra 8 e 10 dovrebbe essere sufficiente. Ora, a destra, porta il livello che si trova più in basso sopra agli altri due. Torna su Filtri, scegli Rilevamento contorni e fai clic su Neon. Modifica i valori del radius fino a quando non vedi un contorno sufficientemente marcato. Torna sul menu colori e fai clic su inverti. Adesso dovrai fondere i primi due livelli. Per farlo, vai a destra in modalità e scegli ricopri. Torna nuovamente in colori e fai clic su livelli. Dovremo lavorare sul primo diagramma, che rappresenta l'istogramma dell'immagine. Sposta i cursori dei punti neri e dei punti grigi, lasciando invariato quello dei colori bianchi. Successivamente, vai sul diagramma dei livelli di uscita e regola la luminosità. Per abbassarla, sposta il cursore bianco verso sinistra.